Un totale di investimenti che supera i 6 milioni di euro con interventi effettuati dalla Regione Marche nei 5 anni di governo dal 2015 al 2020 che si sono attestati sulla difesa della costa e dei litorali, l'edilizia sanitaria scolastica ma anche quella sportiva, la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, le ciclovie, la banda ultralarga e tanti altri contributi. Tutto questo è stato illustrato dal consigliere regionale Boris Rapa, che in questi anni si è occupato del comune di Mondolfo. Ho ritenuto opportuno rendicontare l'attività di consigliere regionale in questi ultimi 5 anni. Un risultato che ritengo positivo, poi dovranno essere gli elettori a giudicarlo, però che mi ha visto protagonista con innanzitutto il 100% delle presenze in consiglio regionale. Sono stati presentati 249 atti consigliari, di cui 55 proposte di legge firmate dal sottoscritto, e soprattutto fare un focus sul territorio del comune di Mondolfo, dove sono stati investiti oltre 6 milioni di euro da parte della Regione Marche. Penso che un investimento così importante di finanziamenti ricaduti sul territorio di Marotta e Mondolfo non siano mai stati così tanti. I soldi che sono arrivati per la ciclovia adriatica sui 250.000 euro, sull'edilizia scolastica oltre 1 milione di euro, poi abbiamo ultimamente stato anche presentato il progetto del Ponte del Cisano di oltre 2 milioni di euro. Abbiamo diverse sovvenzioni, finanziamenti atti alle manifestazioni turistiche. Ricordo anche il recupero del bastione Sant'Anna a Mondolfo per un importo di quasi 300.000 euro. Inoltre iniziative importanti sono stati l'aiuto e il sostegno anche da parte dell'Ufficio Presidente del Consiglio regionale alle varie associazioni che sono presenti nel territorio e che hanno organizzato eventi. Oltre al fatto molto importante del riconoscimento del prodotto tipico regionale degli spaghetti alla mondolfesi e dei tagliolini con la fava, che servono soprattutto a promuovere le attività e i prodotti tipici di questo territorio. Insomma, un'attività importante da parte della Regione Marche, questo segno che questo territorio di Marotta e Mondolfo è molto importante per la Regione Marche.